Magnoccone, super gnocche da panico, aspettate. Allora, vi ho fatto fino adesso un video chiacchiericcio. Ora me lo riguarderò e vediamo se è gestibile o se comunque è un video dove dico delle cose interessanti o è una gran cagata, quindi vabbè. Però vi volevo fare un video, siccome ultimamente queste cose non le faccio da una vita e ho provato diversi prodottini da un po'. Io vi vorrei far vedere i prodotti che amo di più, nel senso, prodotti che alcuni ho ricomprato proprio perché mi piacciono un sacco, mentre altri sono stati delle scoperte, ma delle scoperte sensazionali. Quindi, allora, siccome c'è un bel po' di roba, comincerei all'istante. Dunque, una base che però io usando pochissimo il primer per il viso. Non ne ho tantissimi, sì, qualcosa ho, però ultimamente ho avuto anche per esempio questa della Ofra, non mi ha fatto impazzire, sono ce ne state diverse. Una base che secondo me invece è molto valida, perché poi non costa neanche tanto, è questa dell'Yves Rocher, ed è un primer base opacizzante, bello, diciamo che non mi fa impazzire, nel senso, il trucco a me mi regge comunque abbastanza, quindi. Però questo devo dire che fa la sua porca figura. Poi, come fondotinta, un fondotinta che ho riscoperto che è il top, è il nude della L'Oreal. Sapete la quantità di fondotinta che ho io? C'è un'infinità proprio. Però, riscavandoli e ritirandole fuori, allora, boh, l'Yves Saint Laurent, il Double Wear, è molto buono ed ha un prezzo però molto alto come il Fix della MAC. Però per parlarvi di qualcosa che comunque sia gestibile di prezzo e che sia valido, questo mi fa impazzire. È l'Eau de Teint Nude Magique. È praticamente una tinta all'acqua quasi, ma è fenomenale, vi rimane molto sul viso, mi prude il naso, tutte le volte mi trucco da schiantare. E fondotinta leggerezza impalpabile pelle nuda. Comunque è vecchissimo, ma io credo ne vendano ancora. Io questo ce l'ho ancora dai tempi dei tempi. Agitatelo bene ed è perfetto. Poi, la cipria con cui mi sono trovata molto bene. Allora, questa è della Wyon, è la Super Woman. Questa è una condizione limitata, una collezione limitata. Praticamente è glitterata, cioè sapete che io adoro le cipre luminose, però ecco, questa purtroppo è edizione limitata, ma è buonissima, mi piace tanto. Come devo dire, non mi ha dispiaciuto per niente questa, è la Soft Focus della Kiko. Non so se mineral foundation, esatto, questo dovrebbe essere un fondotinta minerale che però io uso come cipria perché ha una durata perché come fondotinta minerale sinceramente non è un granché, però. Allora, matita sopracciglia sempre comunque la nostra Essence. Poi, vediamo se. Allora, la terra della Nabla, questa è stata una scoperta. Mi piace un sacco perché poi è fredda e di solito le terre fredde ce n'è pochissime. Ha un prezzo abbastanza importante, però comunque secondo me vi dura anche a manetta perché una cosa del genere vi dura tantissimo. Poi, altra cosa che però questa è della skincare, ve la dovevo far vedere prima, è lui, l'acido ialuronico della The Original. Prima costava 6,99 euro, adesso ne costa 8,99 euro. Io ho fatto la scorta perché mi ci trovo da Dio e è un'ottima base anche, un'ottima base di make-up. Con la crema che avete, io ora ho quella da notte, ho una L'Oreal, anche se sinceramente, siccome la L'Oreal, secondo me, dicono che essendo nell'Unione Europea non testano, però la L'Oreal sto cercando di evitarla, quindi ora vorrei provare dei prodotti della Mulac come
crema, proprio per evitare di prendere roba comunque testata, non test che sia non testata, deve essere non testata. Poi, allora, come lip per le labbra? Allora, come ciglia finte, ce n'ho una marea, dico anche quelle che costano una miseria praticamente, queste da AliExpress ho pagate pochissimo e devo dire che mi piacciono un sacco perché c'è tantissime forme, costano poco. Se Quella maglietta uno le della taglia, Lip. Oh, altrimenti scusa, no. scusa. Per esempio questa è molto bella, io questa adoro. Comunque vabbè, non ve le metto perché ce n'è mille di queste, ce ne sarebbe troppe. Come lip per le labbra, io vi promuovo sia i Jeffree Star che gli Huda che i Mulac. Voi mi direte grazie al cazzo. Allora, questi due costano e quindi è bene siano buoni. Mentre naturalmente quelli della Mulac, lo sapete, a me la Mulac comunque piace un sacco. E i lip sono ottimi, anche quelli con il vecchio pack. Diciamo che il vecchio packaging a me piaceva quasi di più, però secondo me c'era più colori. Ditemi se mi sbaglio. Poi, fatto ciò, mascara. Allora, un ottimo mascara che veramente per me è stata una scoperta di ieri l'altro è l'ultimo Pupa Vamp, quello rosso. Cioè, no, non potete capire cosa non è. È fenomenale. Lo scovolino è in feltro, che non mi pare sia silicone, però è il top, cioè riesce. Io prima ne usavo mille di mascara, ce n'ho un altro molto buono della Essence che è eccezionale, perché questo comunque 12 euro li costa. Allora c'è il False Lashes che è il top del top, e poi cioè va bene quello nero, che è la Love Extreme, ma molto buono è anche quello blu, la Love Extreme, che sarebbe waterproof. Però se uno ci guarda, gli scovolini sono, ah no, a parte forse sono uguali, ho detto un'alzata, sì, diciamo che hanno una piccola differenza, si vede proprio leggermente, però che questo secondo me ha più dentini, però va bene. Diciamo che sono tutte e due molto buone, a me piacciono. Tendo a mettermi di più quello nero perché non lo so perché. Però ok, mentre questo qui ve le fa stralunghe, cioè ma veramente, cioè questo è esagerato. Cioè questo bacchettino qui io lo adoro. Quindi vabbè, prima me ne mettevo diversi, due o tre, passate di due o tre tipi diversi, mentre da quando ho preso lui, cioè ti basta lui, usavo anche le fibre finte, ma queste comunque le lascio qua, non me le porto dietro, mentre lui riesce a fare un ottimo lavoro da solo, quindi 12 euro ben spese. Ok, detto ciò, arriviamo agli illuminanti. Allora, sapete la quantità di illuminanti che io ho? Ah, come lip ci metterei anche loro, visto che riesco a prenderli. Diciamo che anche quelli di Nabla non sono male, quelli della, per esempio, Wet n Wild sono ottimi. Ho cercato di fare un sunto. Questi naturalmente sono i matte ink, io ho un nude molto bello, sono davvero dei bellissimi colori. Questo tendo a non usarlo molto, molto come colore ed è un peccato invece perché sarebbe pure molto bello. E questi si sa che hanno una durata pazzesca, sono ottimi, io ho un sacco di colorazioni, anche se mi mancano quelle nude, ho più colori, i nude ne ho presi pochi, ce ne ho trovati pochi. Ok, come illuminanti, arigatou, ragazzi, allora, la palette della Line Crime, cioè chiaramente non posso non promuoverla perché è il top del top, come naturalmente immaginate, anche perché con il costo che ha si ribatte lì. Poi, come costo più basso della Revolution Pro,
Ci sono queste palettine qui che oramai sono vecchie, però io le ho usate tantissimo. Allora, sono stramorbidi e hanno una durata al di fuori del normale. Ok? Sembrano, secondo me, moltissimo Huda, la palette di Huda. Costano poco e hanno davvero un'ottima resa, vi restano tantissimo sul viso, buonissimi, a me piacciono molto. Allo stesso tempo abbiamo Basic Gaia, l'illuminante di Basic Gaia, quello di Orati di Alessandro. Non sono ancora riuscita a testarlo in maniera soddisfacente, quindi non vi potrei dire tutto. Questo l'ho messo su tante volte. Io ho preso il Core 09. Praticamente ce n'era diversi, però questo è un colore tipo un po' corallato, eccolo qua. Ottimo, mi piace un sacco. Ho scoperto che non metteranno più Jeffree Star alla Mariano, spiegatemi perché. Quindi questo bello bello. E poi lo stesso questo di Jeffree Star. C'ho sia quelli tondi che questo. Questo costa 33, i tondi costano 22. Cioè questi. Questo è l'Ice Cold, che è il bianco. E poi c'ho un altro colore, che è tipo dorato, scuro, ambrato. Allora, lo stesso, questo è stracremoso. Cioè, vabbè, ciao. Cioè, ma di che si sta parlando? E ce n'è questo che, vabbè, mi ha tolto il fiato. E ce ne sarebbe un bianco. Ci sarebbe un rosato invece del bianco, che secondo me è micidiale, micidiale, micidiale davvero. E poi vabbè, c'è lui, che a parte il pack, che è bellissimo, hanno una durata eccezionale. Poi questi mi garbano perché so, come si dicevano, insomma, con un colore diverso, cioè vi dà sia il verde che il dorato. Io lo metto spessissimo, anche quando ho una base molto semplice, anche se è verde, a me ci garba un botto. Ok, ci siamo. Come eyeliner ve ne propongo due, perché quello, allora, vi propongo quello della Essence, che è quello così blu, con la scritta blu, costa poco, però devo dire, ora questo sarà, sapete, un po' vecchiotto, però per adesso, no, questo è vecchio, va. Ok, no, se lo pigi, diciamo che il prodotto viene fuori. Costa una miseria, c'ha una bella punta, è reperibile benissimo. Mentre questi due sono uno della Iris Beauty. Io non so se vi ricordate la Iris Beauty a tempi che mi aveva mandato diversi prodotti, ed è quello che ho usato oggi. E vi giuro che è pazzesco, veramente è un ottimo eyeliner. Anche per chi non lo sa usare, quando l'eyeliner è buono. E questo invece lo pagate 90 centesimi su AliExpress, eBay, dove vi pare è rosso, c'è scritto 36H. Se lo trovate, vi prego prendetelo perché c'è, potete capire, c'ha la punta leggermente più grossa. Cioè, ciao. E questo dell'Iris è molto bello, però Iris Beauty dovete comunque trovare. Guardate questo, guardate l'Iris come li dà. Dovete comunque trovare il loro sito. Non mi ricordo neanche il prezzo, però va bene. Ok, ci siamo, abbiamo finito. No, veniamo alla skincare. Tonico, sempre acqua di rose. Sono andata l'altro giorno a cercarlo. C'è mille tonici della Garnier, di quello e di quell'altro. Niente, l'acqua di rose è la migliore. Costa 3 euro, mi sembra. Ha un ottimo odore. Dura tantissimo. E secondo me è la migliore, è più, la più valida, ecco, diciamo che vi lascia la pelle bella fresca, senza problemi. Boh, a me piace. E poi vabbè, la svolta ad aver scoperto il Mubai della Mulac, che io prima avevo dei problemi perché mi mettevo appunto un sacco di mascara, e quindi quando andavo a struccarmi era sempre una tragedia. Se usi l'olio normale, ti strucchi bene, però poi l'olio per toglierlo ci vuole l'ira del Signore. Questo è il top. Non so quanto costa perché l'ho preso scontato. Tipo sarà sulle 17 euro. Però io credo di averlo pagato 12 euro. Diciamo che sono 250 ml, quindi anche se lo pagate, oh, vi giuro, guarda,
sembra o che abbia pippato, cioè, immaginatevi un po' che sono pulita da un anno e passa. Io non so se è quando mi trucco che mi viene questa cosa al naso, perché non lo capisco proprio. Mi dà fastidio a me che toccarmelo sempre, mi immagino a voi vedermi sempre toccare il naso. Comunque. Poi c'ha un ottimo odore, ce ne vuole molto poco, secondo me vale da morire. Come del resto ai tempi l'acqua miscellare della Hollister o della Clinique, che costava 22 euro, però un ciallone così me lo fece scoprire. Chi me lo fece scoprire? Non ho rimembranza. Ok. Allora, detto ciò, però, veniamo alle palette, visto che l'ho ritirate fuori un paio e mi ci sono fatta diversi trucchi. Allora, la prima in assoluto è iconica, cioè iconica, ragazzi, iconica è l'icona della palette. È la più bella palette al mondo, c'ha i colori più belli della vita, sfumature che secondo me sono eccezionali, i glitter spaccano, i matte spaccano altrettanto. È una palette pazzesca, il brutto è che probabilmente, se non mi sbaglio, non è più in commercio, però comunque dai, una palette così vi dura anni e anni, quindi il top. Poi invece questa, quella che vi dicevo, è della Beauty Glazed, qui non so perché mi ci è venuto questo schifo, però va bene. Qui. Questa è una collaborazione, io ho collaborato... Ho collaborato tantissimo con la Beauty Glazed e mi sono sempre trovata stra bene. Hanno delle palette pazzesche che hanno un prezzo tot, niente, una sega. Un attimino, questo qui della Revolution, che sarebbe un illuminante, no? Allora, io, a parte che oramai non so neanche se funziona più, perché con questo coso sopra, ok. Allora, io ho provato a usarlo, va bene? E sì, impasta tantissimo, ha fatto proprio la pasta, vedi? Tipo colla. Però, allora, ciao, scusatemi, no per niente. Cioè, vedete cosa non è questa cosa o no? Cioè, l'illuminanza mi tappa pure... Però, vedi, è diventato un po' sodello. Finché funziona, dici... Il problema quando è così è che fai difficoltà proprio a stendertelo, perché spacca troppo. Vedi? Ok, niente. Una cosa che non ho fatto vedere è la cifra libera di Giorgio Armani. Questa sarebbe in colore e vabbè, è il top del top, quindi Giorgio Armani. Finiamo questo, è l'ultimo prodotto. Allora, la Beauty Glazed, ce ne ho tantissime della Beauty Glazed ed è credo una delle migliori marche in circolazione, almeno per me, per qualità prezzo. La trovate su internet, Beauty Glazed purtroppo si trova su internet. De Lanci, impossibile, non ce l'ho un'altra, mi sembra strano. La Kat Von D, va boh, cioè Kat Von D si sa, nel senso, questo è il top, vedete non si vede tanto la cosina, se mi ce la do un po' più scura, questa no, questa sarebbe da un dritto, vabbè, mi perdo, vi volevo, oh madonna, vi volevo trovare un'altra della, la Revolution, forse questa, idrogeno, niente. Vabbè, dai, ora sotto mano non me ne capita più. Ma strano, perché ce n'avevo un migliaio. Oh, benedetto! Oh, l'ho trovata, infatti. Allora, c'è questa, che è SanDisk, che è di Tony Haldi. E anche questa vi faccio vedere, guardate come sono i colori. Poi, questa credo sia una delle più belle loro che ho. Infatti dovrei buttare il sole, perché tanto... Ed è questa, fatta con i glitter, e questi sono stati i primi loro a fare questi glitter così pressati col colore. Questi sono proprio glitter pressati. Ok,
cioè proprio il top, e hanno una scrivenza questi colori che ciao, vabbè. Ok, ciao. E la palette questa, anzi davvero se vi capita, questa qui è la Glitz Glam Eyeshadow, prendetela perché per il prezzo che ha, no, cioè, merita veramente troppo. Magari non vi proporrei una Sunset, allora questa è l'H di niente. E poi infatti questa, che è l'Impressed You, che sarebbe tipo la copia di qualcosa, però non mi ricordo di cosa, ce n'è una molto simile, però è bellissima, è quella con cui ho fatto il trucco. Diciamo che hanno una bella pigmentazione e sono dei bellissimi prodotti, quindi hanno dei prodotti veramente, veramente validi per quello che costano. Dai, ce l'ho fatta, vi ho fatto un video bene o male un po' di tutto quello che reputo il migliore, diciamo, fra virgolette, di prodotti. Spero di esservi stata di compagnia, io vi mando un grande bacio, io ripartirò, quindi ci vediamo fra un mese, ciao belle!